scusa Giuseppe, fammi mettere. Perché la politica, se è seria, deve essere anche seria. Giuseppe, mi prendi il microfono? Allora, è la quarta volta che vengo in due anni a Reggio Calabria e ci tornerò, è un mio dovere. Abbiamo parlato con il presidente Scopelliti, con la classe dirigente politica locale, abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato di ferrovie. Siccome sono testone, tornerò da Reggio a Napoli in treno, così capisco. L'obiettivo è di fare Roma-Reggio in 4 ore, come è in 4 ore Milano-Roma. Abbiamo parlato di credito d'imposta, abbiamo parlato soprattutto dei distretti turistico-alberghieri, che sono il turismo è un pezzo del futuro del Mezzogiorno e anche della Calabria, che è bellissima. Torneremo a parlare di tutte queste cose, anche della Banca del Mezzogiorno. Signor Ministro, che voto dà al Presidente Scopelliti per il modo in cui ha affrontato il problema della sanità in Calabria? Della sanità? No, non è un voto, non è calcolabile, ha fatto un mezzo miracolo. Andai alla Madosca.